Alle 9.34 nel nostro Rock Morning Weekend Edition, nel Little Talk, diamo il benvenuto alla nostra ospite. Siamo con Gabriella Grayson. Buongiorno. Ciao, ciao. Ma sapete che siete la mia radio preferita? Io sono pazza di voi. Bello. Pagando si ottiene sempre tutto, quindi figurati. È vero. Poi mi dite, io vi do. Dichiarazione spontanea. Eccolo là. Tobia è il solito. Noi siamo con la signora della fisica, della divulgazione soprattutto della fisica in Italia. L'hanno anche definita la rock star della fisica. Quindi hai voglia con Radio Freccia. Devi essere... È vero. Mi diverte molto, infatti questa sembra casa mia. Poi vi faccio una domanda, infatti. Oh mamma mia, su questo non dovrebbe essere il contrario, noi fare le domande. Vabbè, le accetteremo. Noi intanto ci ascoltiamo U2 e poi ritorneremo a parlare di te, ovviamente della tua attività, del tuo spettacolo Ucciderò il gatto di Schrödinger. Gabriella Grayson, che è stata definita in tantissimi modi, per esempio il volto rivoluzionario della scienza in Italia, la rockstar della fisica, ma direi partiamo belli filosofici. Tu come ti descriveresti? Ma guarda, la rockstar della fisica va benissimo, ma poi voi siete il luogo giusto per dirvi da dove nasce questo aneddoto. In pratica io dovevo fare un monologo, uno dei primi monologhi anni fa a Roma, all'Auditorium, e nell'altra sala a fianco c'era Patti Smith che faceva il concerto. Io ero terrorizzata, pensavo vabbè, sarà un disastro totale, anch'io vorrei andare al concerto di Patti Smith, e mi hanno messo il camerino a fianco al suo, quindi c'era Gabriella Grayson a fianco Patti Smith. E mettevamo la musica per prima che ci venissero a chiamare, che davano i 5 minuti, 20 minuti eccetera, alternando. Io sentivo dalla parete quello che metteva lei, io mettevo Rolling Stone, lei metteva Pink Floyd, io mettevo cioè eravamo un continuo rimpallarci una musica rock una con l'altra. Poi è stato bellissimo perché la mia sala era piena e sentivo lei che cantava Because the Night, allora anch'io alla fine dello spettacolo ho cantato Because the Night, e da lì rockstar della fisica, perché c'era una giornalista del Corriere della Sera che ha visto tutto questo e l'ha raccontato in un articolo il giorno dopo. Però immagino che tu la fisica riesca a spiegarla in maniera più spiccia, un po' per tutti, magari appoggiandoti anche a fattori musicali o richiami musicali. Sì, esatto, a me piace tantissimo, insomma, rendere la fisica, in particolare la fisica quantistica, alla portata di tutti, la rendo un posto abitabile. E la musica rock lo è, e dunque faccio spesso dei paragoni. La mia domanda per voi è questa. Oh, mamma. Il mio ultimo... No, ma adesso vi dico una cosa, pensa alla mia frustrazione. Io nella copertina del mio ultimo libro ho messo un'immagine che per me, io pensavo adesso mi faranno tutti delle domande su questo. Nessuno, ma proprio cioè, che cosa, secondo voi, che cosa rappresenta questo disegno? Guida quantistica per anticonformisti, e c'è questo disegno. Vabbè, no? Pink Floyd, esatto. Diretto. Ma certo, ma scusate, immediato. Non un arcobaleno, ecco. Non un arcobaleno, no. Esatto, non lo spettro elettromagnetico. I Pink Floyd, al posto del prisma ho messo la mela perché si richiama Newton. Ma nessuno che mi ha fatto cenno ai Pink Floyd. Io ho detto, ma sì, così posso parlare finalmente della mia passione. Nessuno. Diciamo che oltre alla fisica ti incarichiamo noi di divulgare anche la musica rock, perché fa sempre bene. Esatto. Ecco, venendo alla divulgazione, parliamo del tuo spettacolo Ucciderò il gatto di Schrödinger dal 21 di febbraio. Magari non tutti sanno appunto cos'è il gatto di Schrödinger. Sì, allora il 21 febbraio sarò al Teatro Carcano di Milano, venite, mi raccomando. Sì. E il gatto di Schrödinger è un esperimento mentale, non esiste nella realtà, benché io sia allergica ai gatti, come dicevate voi, e anche Schrödinger lo era, Erwin Schrödinger aveva un cane pure lui ha pensato a questo esperimento e poi sarà la base della nascente fisica quantistica, è nato quasi 90 anni fa. Lui diceva, se noi mettiamo un gatto in una scatola, finché non guardiamo all'interno della scatola come sta il gatto, è vivo e morto allo stesso tempo, perché all'interno della scatola ha pensato di mettere un dispositivo contenente un veleno mortale o un nucleo atomico radioattivo. Vabbè, ma non si sa con precisione questo veleno quando viene diffuso nella scatola.
Schrödinger l'ha immaginato insieme ad Einstein, perché voleva far crollare la teoria quantistica che nasceva a Copenaghen da Niels Bohr e Heisenberg. E dunque la fisica quantistica racconta il mondo dell'infinitamente piccolo, e Schrödinger invece ha portato tutto nel reale, perché il gatto è una cosa reale che noi vediamo. E questo esperimento poi invece servirà a Bohr e agli altri per avvalorare la loro teoria. In questo sta il paradosso, infatti si chiama paradosso del gatto di Schrödinger. Io nello spettacolo lo voglio uccidere, perché non ne posso più, lo citano tutti a sproposito, l'ha citato Barack Obama, Bill Clinton, Steve Jobs, chiunque cita il gatto di Schrödinger per dire di due opposti, sì, che convivono allo stesso tempo, ma a volte impropriamente, però insomma è già buono che se ne parli, perché almeno si parla di fisica quantistica. E tu hai due opposti, perché tu sei anche in una tenuta d'abbigliamento particolare, perché vesti stile Uma Thurman, e quindi in Kill Bill, quindi hai due facce, diciamo così. Esatto, infatti nello spettacolo mi presento con la tuta da Kill Bill per dire guardate io spacco il mondo, sono una combattente, invece no, questa ragazza che interpreto di 28 anni è debole, non prende decisioni, non fa scelte. Alla fine dello spettacolo invece finalmente toglierà la tuta dopo gli incontri che fa nel cimitero con Erwin Schrödinger nei suoi sogni e prenderà una strada da seguire, ci sarà un'elevazione, e quindi la chiave per trovare la nostra soluzione della vita è all'interno di questo spettacolo ed anche del libro omonimo che vi invito a vedere. Ecco, tra i tuoi tanti libri ce n'è anche uno dedicato alle donne che hanno cambiato il mondo. Proprio in merito a questo ti volevo chiedere, oggigiorno sentiamo spessissimo parlare anche di incentivi statali per spingere le donne a studiare le cosiddette materie STEM, quindi quelle matematiche, scientifiche, tecnologiche. Tu come la vedi questa situazione? C'è davvero magari un freno rispetto alle donne verso queste materie? Oppure semplicemente bisogna lasciare andare così com'è? Guardate, c'è stato storicamente, proprio c'è stato un imbuto, le donne non le facevano passare all'interno delle discipline STEM. Pensate che la fisica era uno svago per uomini, Marie Curie doveva autofinanziarsi il lavoro se voleva lavorare, Rosalind Franklin doveva entrare dalla porta posta sul retro nel suo laboratorio, Lise Meitner poteva solo siglare i suoi articoli perché una donna non poteva parlare di nucleo, di atomo. E quindi per forza oggi, di conseguenza al periodo che è il XX secolo, cioè l'altro ieri, oggi ci sono poche donne in ambito scientifico. Bisogna invogliare, io sono perché avvenga insomma finalmente questa parità, però ci vogliono dei role model, ci vogliono delle persone che non siano più uomini che raccontano la fisica, ma per questo insomma io faccio spettacoli teatrali, scrivo libri, perché ho intorno a me è bello perché non c'è più distinzione, il mio pubblico, uomini, donne, ragazzi, giovani, vecchi, a prescindere, se vogliono avere una curiosità in più, che vogliono appagare, vengono a vedermi e io lo faccio per loro, insomma, è bello avere dei riferimenti che non sono uomo, maschio, vicino alla lavagna e vecchio, che è sempre stato quello che rappresenta la fisica nel passato. È vero, è vero. Quindi ricordate Gabriella Gresso nel suo spettacolo Ucciderò il gatto di Schrödinger il 21 febbraio ad esempio al Teatro Carcano di Milano, ma poi ovviamente sì, un tour, sono degli eventi che vanno in giro per tutta Italia. Noi ti ringraziamo, speriamo di venirti a trovare a teatro così ci spieghi la fisica quantistica in una maniera decente, perché io sono anni che non la capisco e quindi ovviamente... Ma se no torno io da voi, guardate, tanto io vi ascolto. Questo è un motivo, tanto di cose da pubblicare, da farci vedere ne avrai, e quindi perché no un altro incontro ben venga. Grazie mille Gabriella. Grazie, ciao ciao.